questione. C'è una tendenza positiva della città di Milano, ma che valutazione ne dà lei in prospettiva? Allora, i dati che sono stati presentati oggi confermano una valutazione che la Camera del Lavoro sta facendo in queste settimane, in questi mesi, e sono di una città metropolitana che reagisce alla crisi sostanzialmente per proprie strade, per proprie vie, indipendentemente da quelli che sono gli sgravi, gli incentivi e le risorse messe a disposizione a seguito del Jobs Act, i quali hanno certamente prodotto una fiammata, ma era una fiammata più che altro nelle forme di lavoro, non tanto nel lavoro che in generale si è costruito. I dati di oggi parlano di un triennio che ragiona attorno a 60.000 posti di lavoro, noi abbiamo ragionato su un biennio che ha prodotto 43.000 posti di lavoro, quindi i dati sostanzialmente coincidono. Ci sono però due elementi che vanno considerati. Uno è i posti di lavoro che si creano oggi non sono gli stessi posti di lavoro che si creavano prima della crisi. Hanno un rapporto con il reddito differente, un lavoro aumenta ma non aumenta la ricchezza, e dall'altra parte hanno bisogno di un sostegno da parte delle istituzioni, la politica ha un ruolo più importante di prima, le politiche attive hanno un ruolo fondamentale, ma anche le politiche locali sostenute dalle istituzioni, prima di tutto la città metropolitana, che devono creare le condizioni perché anche il mondo delle imprese abbia la capacità di reagire ad una situazione che altrimenti sarebbe deprimente.